Anche uno come me, con pochi mezzi, viene ristrutturato, in questo caso dal fratello più intelligente dei due. Bisogna, meno male, glielo diciamo perché adesso mi sta mettendo mani lui alla No, lo testa, sapevo già. solo ed esclusivamente per questo. E siamo ancora, no? Abbiamo visto, ti fermano la pistola, i mezzi, di protezione di emergenza sanitaria. Ricordiamolo, noi scherziamo, ma questa è una cosa fondamentale, abbiamo detto più volte con Giorgio, adesso ci andiamo, ma soprattutto, soprattutto, soprattutto siamo nella barberia, parrucchieria di Crotone provincia più sportivizzata in assoluto. E qua, cioè, innanzitutto, vabbè, l'amore per il Crotone Calcio, quello è il primo. Poi ci sono due fratelli coltelli, perché uno, diciamo, è simpatizzante nerazzurro, l'altro solo azzurro. Insomma, però andiamo, caro Lello, subito a chiedere a Giorgio, il fratello meno intelligente, com'è questa situazione, diciamo, del ritorno in Serie A. Gliela vogliamo incominciare a chiedere, che dici, Giorgio? Sentiamo che dice Giorgio. Allora, buongiorno innanzitutto a tutti quelli che ci ascolteranno e ci vedranno. Prima di rispondere alla domanda sul calcio, volevo dire che ancora una volta tra i due litiganti il terzo gode. Perché qualcuno può dire che il più intelligente è mio fratello o io. Di certo il più stupido è Procolo. Per cui andiamo avanti. Allora, quest'anno siamo praticamente al settimo cielo per questo discorso che il nostro Crotone ci ha regalato. Purtroppo non abbiamo potuto gioire come volevamo, ma va bene così. Ora siamo speranzosi che ci diano il via libera per poter questa benedetta Serie A godercela come abbiamo fatto negli altri 2 anni, specialmente il primo. Io direi comunque che nell'anno della pandemia, che è stato un anno veramente particolare e negativo perché ce lo ricorderemo tutti, verrà ricordato anche per un evento importantissimo e bello soprattutto del ritorno in Serie A. Quindi diciamo che nella negatività di quest'anno c'è stata anche una cosa bella, che rivedere il Crotone in Serie A, diciamo che promozione meritata sul campo, assolutamente. Quindi, speriamo di. Facciamo un augurio per questo nostro ritorno in Serie A e speriamo di far bene come abbiamo fatto in passato. E certo, perché adesso comunque l'esperienza non ci mancherà, quindi errori commessi negli anni scorsi credo che la dirigenza eviterà di farli. E penso, per quello che io leggo sui giornali, che si stanno muovendo verso nomi di calciatori che ci possono dare una mano, no? Poi io non è che sono un addetto ai lavori come Procolo, lui saprà dirci di più, però a mio parere il Crotone Calcio quest'anno, su questi giovani che si fanno i nomi, mi auguro veramente di vederli. Però qualche marpione, come si suol dire, ci vuole. E i nomi che sto leggendo, i vari Cigarini, eccetera, eccetera, non è che mi dispiacerebbe vederli qua con la nostra maglietta. Andiamo su quella parte che abbiamo affrontato, caro Giorgio, già durante il lockdown, nelle speranze e nei desideri. Vacanze, turismo. Siamo ad agosto, c'è il calcio, quello che volete, però Giorgio, ci racconti dove vai in vacanza quest'anno e soprattutto perché hai scelto questa meta e cosa ti auguri dal prosieguo, dal termine, con la speranza che riusciamo ad allungare la stagione turistica il più possibile, da il seguito della stagione turistica calabrese e crotonese. Le vacanze quest'anno sono, diciamo, molto molto particolari perché la nostra categoria è stata, diciamo, chiusa per 70 giorni e quindi andare a chiudere il negozio per fare le nostre solite ferie mi sembra un pochettino esagerato per quest'anno. Però noi ci ritagliamo lo stesso quei 3-4 giorni, per esempio io andrò con la mia famiglia restando in Calabria e ne abbiamo approfittato appunto per riscoprire un posto della nostra regione dove non c'ero mai stato. E credo che questo sia, diciamo, il trend di tantissimi italiani.
andare in vacanza nella nostra Italia. Noi faremo così. Per quanto riguarda poi il discorso della vacanza, io sono convinto che questo che ci è successo non deve fermare il mondo, ci deve aprire gli occhi, perché i dati dei contagi tra i giovani in questi ultimi 10 giorni lascia un attimino un po' l'allerta, no? Però c'è da considerare che questi contagi non hanno portato a nessun ricovero, è tutto sotto controllo. Diciamo che il virus, a mio parere, adesso è, tra virgolette, normale. Fermo restando che sti ragazzi che la sera escono e non hanno, diciamo, ancora inteso sul pericolo della cosa, ti fa un po' incazzare, no? Per chi come me magari ha un'attività che rischia nuovamente la chiusura se i dati resteranno così, diciamo, allarmanti. Fermo restando quello che ho detto poco prima, che il mondo non si può e non si deve fermare. Bisogna soltanto avere un pochettino di attenzione, dimostrare una maturità che, tra le altre cose, fino a questo momento non c'è mancata, perché altrimenti se il trend fosse stato quello di marzo-aprile, ora stavamo parlando di ben altro. Noi, ripeto, le vacanze non saranno quelle degli anni scorsi, ma le faremo comunque, perché comunque nella nostra attività quello che si è perso, non è che tu lo hai rimandato a un altro periodo. Pazienza, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo recuperato il recuperabile, abbiamo recuperato soprattutto la nostra quotidianità, l'avere a che fare con i nostri amici, con i nostri clienti, nel discutere di tutto e di tutti. Qualcuno vuole parlare di calcio perché comunque in questo momento siamo tutti quanti tifosi del Crotone, nessuno è tifoso della Juve, e quindi, diciamo, ripeto, siamo ritornati a questa normalità. Poi faccio un appello ai miei giovanotti clienti: divertitevi, sappiate divertirvi, perché è possibile farlo, e evitiamo inutili diciamo colpi di testa, no? Per cui facciamolo con serietà, facciamolo con la consapevolezza che ci si può divertire senza andare negli eccessi. La mascherina utilizziamola, se la utilizziamo noi 14 ore al giorno senza problemi, 2 ore che state sul lungomare, fatelo anche voi, e questo diciamo ci aiuta tanto. Leggevo per esempio che grazie alla mascherina il raffreddore, quello tra virgolette normale, è quasi scomparso. Quindi sta mascherina serve, utilizziamola. Poi ci sono queste qua sponsorizzate, vedi? C'è questa di Giorgio Style, Procolo potrebbe avere quella dei pelati a più non posso, lui sicuramente quello della Juve ce l'ha nella tasca e non la caccerà mai nel mio negozio. E comunque, ragazzi, dimostriamo un po' di maturità, che negli ultimi due o tre settimane sembra un attimino messa nel cassetto. Ricacciamola fuori. Buona estate a tutti.